Allora, sei con la tua band, hai preparato il repertorio, figata, prendi il telefono, chiami il locale e il locale ti risponde: ah, ma c'è la batteria? No, allora no, guarda, non ci interessa perché fate troppo casino, la batteria poi occupa spazio, il locale è piccolo, niente. E quindi tutti i tuoi mesi di prove, i tuoi sogni, le tue speranze si vanno a demolire. Ma c'è una soluzione, attenzione, stai attento perché ti spiego la situazione. Io cosa ho fatto? Mi sono fatto un trio semiacustico dove non utilizzo il caon perché mi ha un pochettino rotto le scatole e, perché è bello il caon, fantastico, nulla da dire, però non è divertente come suonare le bacchette, cazzo, cioè per me la batteria è un'altra cosa. Quindi la soluzione è quella di mi sono diciamo studiato un mini kit veramente essenziale e più ristretto possibile. Cassa rullante Charleston piatto. Ma guardate che cassa c'ho. Allora, come vedete, ho semplicemente un hi-hat da 14, ho un rullante, un Pearl degli anni 70, tra l'altro. Poi c'ho un Power Ride da 20 e la cassa in realtà è un floor e attenzione, non è da 16 ma è da 14, quindi ha la stessa dimensione del rullante. Dentro c'è un cuscino imbottito, ho usato un hardware di conversione in modo da poterlo utilizzare come cassa e questo è il mio set di stasera. Questo è il kit che utilizzo con Carlito e i suoi briganti da qualche mese. E è un set che utilizzo veramente dappertutto. Posso utilizzare nel baretto dove abbiamo un metro quadrato a testa, piuttosto che magari in un posto magari un pochettino più grande, magari microfonato. Uso le fruste, uso le spazzole e te lo consiglio vivamente. Se tu invece hai qualche consiglio da darmi, magari mi vuoi scrivere tra i commenti. Qual è la tua soluzione a queste esigenze dove dobbiamo per forza di cosa suonare a volumi contenuti e suonare in spazi piccoli? Scrivimi tra i commenti la tua soluzione, la tua esperienza, che io sono curiosissimo di saperla. E ti ricordo di iscriverti al mio canale, il Batterista Zen, per avere le notifiche sui prossimi video che pubblicherò presto. Ciao e ci vediamo presto.